Qui sono a Soliera, il comune fa parte dell'Unione delle Terre d'Argine, infatti siamo tra Modena e Carpi, abbiamo Carpi a circa 8 km, è poco distante da qui a Sozzigalli, che è una frazione di Soliera, c'è il fiume Secchia, che come vedete oggi è in queste condizioni qua. Soliera infatti in latino significa solarium, ossia solaio scoperto, dove si lasciava il grano ad essiccare al sole. È la posizione particolarmente soleggiata di questo piccolo paese, è simboleggiata anche nello stemma del paese stesso, che ripropone un sole dal volto umano sormontato da una corona. E qui siamo proprio all'interno del borgo e qui davanti a me c'è il castello Campori. La vicinanza tra Modena e Carpi diventò un obiettivo desiderabile sia dagli est che dopo averla occupata eressero appunto il castello, che dai Pio di Savoia venne contesa a lungo dalle due famiglie fino al 1635. Poi con la restaurazione tornò in mano ai duchi di Modena fino all'unità d'Italia, quando divenne poi un comune autonomo. E all'interno, verso la metà del 400, costruirono una rocca, una sorta di castello nel castello. E il borgo e la rocca erano circondate da un fossato. La chiesa di San Giovanni Battista è tra le più antiche, risalente al XI secolo. È fondata dai monaci benedettini. Essendo poi a due passi da Carpi, il paese non poteva che far parte del distretto
della maglieria, no? Quindi qua si produce molto vino, si produce il parmigiano reggiano, oltre che frutta e cereali. Questo grazie appunto alla fertilità del terreno agricolo. Nel 1635 i marchesi Campori, ottenuto il feudo di Soliera, fecero costruire appunto questi portici. Insomma, Soliera, un paesotto che non si fa mancare proprio nulla. Se vi trovate da queste parti, vi consiglio ovviamente di venirvi a fare un giro. Vi piacerà. Ciao a tutti.